Piacenza Art Ballet 2019, corsi eccezionali, maestri che vanno al di là di ogni immaginazione. Walter, come hai fatto a fare tutto questo? Io e mia moglie Ines Albertini abbiamo voluto proprio, ormai questa è la terza edizione, portare i maestri, gli insegnanti che reputiamo più grandi e che hanno veramente fatto la storia della danza. È stato uno sforzo imponente. Voi che vivete in America, che diciamo masticate e sentite la danza come vostra da tantissimi anni, e che in America siete delle stelle, siete stelle che brillano, e tu brilli più degli altri. Ines, due parole su questa idea geniale che da 3 anni portate avanti, come diceva Walter. Grazie. Beh, noi siamo direttori artistici di una compagnia in America che si chiama US International Ballet. Quando abbiamo realizzato questo stage bellissimo qua in Italia, l'idea era quella di portare in America i ballerini diplomati, offrire a loro un sogno, un'opportunità di ballare in teatri meravigliosi. E quest'anno infatti sceglieremo 4 ragazzi che porteremo in America con noi e avranno l'opportunità di ballare davanti a un vasto pubblico di 3.000 persone. Dunque una scelta di vita, sogni ed emozioni da parte vostra che tramandate appunto a degli allievi che prendono il valigino, vanno in America, rimangono in America e possono esprimere quello che sentono dentro. Assolutamente sì, perché al giorno d'oggi purtroppo l'arte non è più sentita come una volta, e in America però c'è molta voglia e ci sono tante compagnie e tutte riescono a portare la danza. Ovviamente devi lavorare duro e costa caro. Walter, non ho parole, sono circa 2 settimane di intenso lavoro con delle grandissime stelle nel mondo della danza e con dei pianisti d'eccezione. Ma cosa ti lascia alla fine, quando alla sera ti corichi dopo aver dormito pochissimo, perché i danzatori dormono pochissimo? Assolutamente. La tua mente cosa pensi? Penso che insieme io e mia moglie abbiamo portato qualcosa di vero, qualcosa di autentico. È qualcosa che oggigiorno è difficile trovare, perché insomma i curriculum un po' si inventano, si cambiano, e invece questi ragazzi possono veramente vivere un'esperienza vera. Oggi è sabato e hanno l'opportunità di mostrare anche ai genitori, insomma ai parenti, amici, il lavoro duro che è stato svolto durante la settimana. Dunque è un'esperienza che tutti gli anni ripeterete a Piacenza. Assolutamente, nel mese di luglio siamo sempre qui a Piacenza per 3 settimane con insegnanti da tutto il mondo, e non solo, quest'anno inizieremo a operare anche durante la stagione con degli eventi durante 4 weekend che annunceremo presto. Molto bene, aspettiamo il 20, ci sarete sempre voi, ci sarà un corpo di insegnanti con tutte le eccezioni, genitori, allievi, ma soprattutto ci sarà il cuore, perché quel cuore porta avanti tutto. Assolutamente, e la vera danza. E questo è importante. Probably the best, most inspirational teacher I've had was Mallory Graham. He was 80 years old when I started training with him, and he was an ex-Broadway star, and he was the one who really pushed me to start taking ballet seriously, because I was a crazy kid and never paid attention, would always run around and kind of took ballet as a joke and thought it was more of a social thing. And he pushed me really, really hard into not being okay with a dance not being perfect. And he's the reason why I'm here today. Ballo perché si riesce a esprimere quello che con le parole non si riesce, risulta più difficile, e quindi con la danza lo si può anche fare attraverso i gesti, attraverso l'espressività e con il corpo. La danza è la felicità. Ad 8 anni sono andata dal direttore Fabio Molfesi
E lì ho capito veramente cosa significa danzare, farlo con il cuore, perché lo ha insegnato a tutti noi, ha insegnato cosa significa fare sacrifici per imparare veramente cosa significa l'amore per la danza. Stare lì pomeriggi interi, certo è dura fare questo mestiere, ma ti dà le tue gioie, vederti a uno specchio e vedere che comunque stai migliorando. Lui ha insegnato veramente a me personalmente cosa significa danzare, farlo con l'anima, farlo bene e non essere superficiali nelle cose, nelle situazioni, mai, nella danza e nella vita soprattutto. Ho visto dei video in televisione di grandi ballerini, credo da Nura Eva Baryshnikov, e mio padre mi ha fatto un po' una battuta dicendomi: tu con determinazione e curiosità puoi fare quello che fanno loro, magari anche meglio, no? Allora, da piccolo ballavo spesso, devo dire, e mia madre ha deciso di portarmi in una scuola di danza, perché non avrei mai voluto, anche perché come tutti i bambini all'età giovane avevo un sogno di diventare un calciatore, ma mai pensato di poter fare il ballerino. Sono arrivato a fare un'audizione al Teatro alla Scala di Milano e ho conosciuto Paolo Podini, che mi ha insegnato tantissimo. Mi piacevano le sue lezioni tantissimo, perché finiva l'ora e io avevo ancora voglia di continuare a fare lezione. Poi ho conosciuto Bella Racinskaya, che credo sia una donna molto molto importante, perché in un anno di studio con lei è come se avessi fatto 4 o 5 con qualsiasi altro insegnante. E quindi sono stato molto fortunato, ecco. Avevo 18 anni, ero appena arrivato negli Stati Uniti, Marcello Angelini mi aveva dato un contratto per il suo corpo di ballo. L'esperienza televisiva è successo per caso. E sono andato a Roma per fare un'audizione per il Teatro dell'Opera e c'è stata una piccola legge cambiata proprio quell'anno e mi hanno detto che gli extracomunitari non potessero fare l'audizione, ed era vero, non era una battuta, insomma. E quindi c'era un mio amico all'interno del corpo di ballo che mi ha detto: guarda, c'è un programma televisivo, se ti andrebbe di farlo. Io avevo già visto il programma, la struttura è forse poche ne ho viste in Italia così curata. I ragazzi sono molto interessanti, il fatto che ci siano ragazzi anche non italiani è una cosa molto positiva, perché tra di loro possono parlare della loro danza al di fuori dall'Italia, quindi il fatto che si trovano tutti insieme è di un'energia molto positiva, quindi parliamo tutti lo stesso linguaggio, che è quello della danza. Ballo perché non posso fare altro. Non sono delle emozioni che possono essere spiegate con delle semplici parole, però so solo che non posso fare a meno della danza. La danza per me è la mia vita, è tutto, non posso rinunciare a lei. Ho fatto parecchi sacrifici per la danza, però non me ne pento. C'è stato un periodo in cui sono stata ferma un mese per colpa della tendinite e sono stata davvero male, perché pensavo che dovessi lasciare del tutto questa passione. La danza è entrata nella mia vita quando avevo 4 anni e ho iniziato perché mia nonna ha fatto la ballerina per 18 anni e per questo ho voluto spingere anche me, e poi è diventata appunto la quotidianità. Mi ha ispirato Misty Copeland, perché è riuscita a fare carriera pur ricevendo molti no, anche per il suo colore di pelle e anche perché non era esattamente nei canoni, però è riuscita a diventare prima ballerina all'American Ballet. Sicuramente, se penso cosa la danza mi ha lasciato, cosa mi ha portato, la danza ha portato sicuramente a un primo passo verso qualcosa di nuovo. Mi piacerebbe ballare Khitri in futuro, perché tutte le ballerine che vedo che ballano questo ruolo
trasmettono molto. Il mio ballerino preferito è Angelo Greco, invece la ballerina Uzi Pova. Le cose che amo di più di un ballerino, di una ballerina, di aspetto fisico, sono le gambe e come muovono le braccia. Quando ho iniziato, no, non ero proprio consapevole di quello che stavo facendo. Non avevo neanche consapevolezza di quello che fosse il mondo della danza, i ballerini famosi. Era proprio una cosa che mi era venuta così d'istinto. Però poi durante il percorso sono stata ispirata da diversi ballerini. Per esempio Marianela Nunez mi ha ispirata molto dal punto di vista espressivo. Jana Salenko mi ha ispirata molto per il suo approccio alla danza, per l'impegno che ci mette, anche diciamo la costanza. E sì, anche guardare i video delle grandi accademie come la Vaganova mi faceva sempre più pensare che era quello che volevo fare. Mia sorella, che è più grande di me, faceva danza nella mia scuola dove andavo e stava facendo le prove e aveva finito, allora sono andata a prenderla con mia madre e in una sala c'erano delle ragazze grandi che provavano. Allora mi sono fermata lì a vedere e a un certo punto faccio a mia mamma: mamma, voglio fare anche io quello che fanno loro. Il lavoro durante le classi di ballo è minuzioso, è preciso. E il bello è che ogni insegnante, al di là della capacità di ogni allievo, trova sempre la cosa buona, la cosa da correggere e la cosa per stimolare di più questi ragazzi. Tanta gente, membro di mia famiglia, stava convinto con il ballet, però mio papà insistì tanto che volevo che io faccia il ballet. Fu praticamente una parte della Russia, la scuola egiziana. Tutti i maestri furono della Russia, parte del Bolshoi Teatro, di Stanislavski, di Leningrado, che adesso è San Pietroburgo. Mi innamorai tanto del ballet, dei miei maestri. Via i miei maestri e la scuola, molto più tempo che mi padre, perché la scuola fu dalle 7 della mattina fino alle 7 della notte. E non davano tutto lì, di mangiare, l'outfit, la roba di ballet, perché Egitto fu un paese povero. Mi sono andato a diverse parti del mondo, ho ballato la Scala, di Berlino, nel teatro argentino di Colón de Buenos Aires, dove ho fatto maggior parte della mia carriera lì. E lo più distaccato della mia carriera è aver sido non solamente bailarin con Nureyev, sino fueron molto amici con lui. Ho parlato con lui qua in Italia, in Germania, in Argentina, in Cile. Ho lasciato una cosa importantissima in me, che è il rispetto hacia la danza. Quando Nureyev, una cosa, un'aneddota che è importantissima, sempre diceva alle ballerine: se non ti valorizzano quando ti contrattano, non lo fa. In tour, quando stiamo facendo lezione solo, lui sempre mi dice: bueno, io do un passo, tu dai altro passo. Io fui molto giovane in comparazione di lui e mi dava sta vergogna dargli, però no, lui sempre mi ha coraggio, deve farlo e non sentir in queste nocce età. Un giorno lui mi ha detto: no, tu da tutta la lezione. E dopo la lezione mi ha detto lui: sai perché ti ho chiesto? Perché credo che tu vuoi essere molto buon maestro nel futuro. Perché tieni tanta musicalità e la forma di insegnare non sta copiando solo tua scuola, sino sta
e creando tu propria cosa. E questo è importantissimo. Ese posto e lo che stanno facendo è incredibile.